Con questo voto è finita l'esperienza della giunta Pisapia, è finita nel peggiore dei modi. Si trattava del provvedimento più importante dal punto di vista urbanistico del mandato. Questa consiliatura ha ereditato dei progetti, possono piacere, possono non piacere, ma c'erano dei progetti sulla città e, come sempre accade, avrebbe dovuto lasciare in eredità altri progetti. Pisapia lascia i granai totalmente vuoti perché non c'è un grande progetto di sviluppo sulla città, e questo è un dato politico straordinario ed è anche un dato amministrativo straordinario, perché segna il fatto che questi 5 anni presentano un deficit di grandi progetti. Ha preso Pisapia i vantaggi dell'avere concluso dei progetti che sono iniziati prima di lui, addirittura non soltanto nel mandato precedente ma in quello anche ancora prima, e non sta lasciando nulla alla città. C'era questo provvedimento, il sindaco è assente, anzi peggio, è uscito dall'aula, è assente il vice sindaco, è assente l'assessore all'urbanistica, presenti 2 assessori su 13 componenti della giunta. Certamente c'è un dato, oltre che aritmetico, politico, di una maggioranza che si è spaccata. È una maggioranza che non ha saputo garantire, nonostante ci sia chi abbia cambiato opinione da 3 giorni a oggi, quindi che non ha votato a favore e oggi ha votato a favore. Nonostante questo, non sono arrivati a garantire l'approvazione del provvedimento. A questo punto voi cosa chiederete? Una verifica di maggioranza? No, noi siamo all'opposizione e siamo tristi, no, siamo tristi spettatori di una maggioranza che sta pensando e sta litigando su cosa deve accadere i prossimi 5 anni attraverso il dibattito sulle elezioni primarie, e però non sa o si sta dimenticando che deve governare per i prossimi 5 mesi, perché è questo che conta dal punto di vista amministrativo. Quindi oggi questa esperienza è finita, Pisapia non ha più niente da dire, più niente da dare, quindi si volta pagina. Almeno ci sia una presa di coscienza da parte di tutti, non soltanto di chi vuole un cambiamento ma anche di chi difende questa esperienza, e oggi è rimasto senza parole. Thank you.